percepisco il reddito di cittadinanza perché il mio stipendio è sotto la soglia della povertà. Quanto guadagni? Io prendo 400 euro al mese di stipendio e 90 di reddito di cittadinanza. Non siamo dei fannulloni, siamo gente che vuole lavorare. Io sono percettore del reddito di cittadinanza da 24 mesi. Io e mia moglie siamo disoccupati con un figlio minore e uno a casa di 18 anni che sta cercando lavoro. 850 euro al mese, 500 di bollette, 180 le puoi ritirare in contanti e il resto fai la spesa. Senza reddito di cittadinanza noi cosa facciamo? Dove andiamo a vivere? Lei ha rifiutato un lavoro, ha rifiutato mai. Lavoro? Tramite le agenzie interinali sono riuscito a farmi fare un paio di colloqui dove mi hanno dato la possibilità di lavorare 6 mesi, poi un altro anno e mi hanno assunto a tempo indeterminato. E sono l'uomo più felice del mondo, ma se non avevo quel piccolo aiuto probabilmente andavo fuori. E con la testimonianza? Senza questo reddito o l'integrazione che viene offerta in alcuni casi, perché alcuni non sono un'integrazione perché prendono paghe molto basse, potrebbero sopravvivere? Cosa potrebbero fare? Non potrebbero assolutamente sopravvivere. Non saremo neanche in grado con le nostre mense di far fronte a questi bisogni perché i numeri si moltiplicherebbero in modo esponenziale. Queste persone hanno una loro dignità e uno Stato civile deve garantire loro questa dignità. Caro Presidente Meloni, se nella manovra di bilancio c'è zero investimenti per le imprese, zero crescita in prospettiva, voi stessi avete fatto questa previsione. Non create quindi occupazione, abbracciate consapevolmente la recessione. Come fate a chiedere a questo signore di andare a cercarsi il lavoro se voi stessi lo distruggete? Bravo, bravo, bravo.